Due nuovi treni, treni ROC che sono di ultima generazione e che rientrano nell'accordo che abbiamo fatto con Trenitalia proprio per garantire comodità, comfort, modernità, anche tenendo conto che il treno è uno strumento che deve garantire intermodalità. Questo vuol dire che le biciclette ad esempio devono avere il loro spazio comodo per poter far sì che non solo i pendolari ma anche i turisti trovino nel servizio ferroviario una conferma dell'accoglienza del sistema Marche. I coefficienti di riempimento saranno ovviamente rispettati, sempre nell'auspicio che tendano a crescere perché la crisi sanitaria finalmente possa abbandonare insomma la morsa, ma quello che è più importante è che noi abbiamo prodotto anche dei nuovi servizi, in particolare il Piceno Line e l'Urbino Link, che consentono di poter accedere ad Urbino, alla città universale e ad Ascoli in maniera comoda attraverso la gomma per quanto riguarda Urbino Link e attraverso un servizio rafforzato per quanto riguarda Ascoli Piceno, che si è candidata fra l'altro a capitale della cultura per il 2024. Abbiamo anche ovviamente voluto confermare gli altri servizi che sono il Conero Line e comunque tutte quelle intuizioni che vanno nel senso di aumentare, perché la sfida è questa, il numero di utenti del trasporto pubblico locale in genere e ferroviario. Le Marche devono lavorare su questo perché dobbiamo abituare sia i turisti ma anche i marchigiani alla necessità di poter viaggiare comodamente, tempestivamente, con puntualità, questo è ovvio, ma anche in sicurezza. Oggi infatti ci siamo preoccupati anche di lanciare un nuovo accordo con le forze dell'ordine che, per poter usufruire della scontistica e delle gratuità previste per chi ha la divisa, si dovranno censire in un'app che renderà possibile a ogni capotreno di sapere quali sono i militi, i agenti di pubblica sicurezza presenti nei convogli. Questo perché sappiamo che potranno dare una mano nel caso denegato, speriamo non accada, che vi sia qualche problema di natura di ordine pubblico. Però non è finito qui, abbiamo anche l'occasione di proporre con Trenitalia la guida alle Marche in treno della Giunti Editore, che è una guida che sa indicare con molta precisione quelle che sono da un lato le offerte trasportistiche, dall'altro le offerte di carattere turistico. Quindi da questo punto di vista, nell'Italia post pandemia, nell'Italia che confida nel turismo per poter rilanciare se stessa, le Marche si stanno dimostrando sicuramente pronte ad accettare una sfida che già dai primi segnali sembra piuttosto incoraggiante, perché le prenotazioni vanno bene e perché, incrociamo le dita, anche la curva epidemiologica per quanto riguarda le Marche dà dei segnali sicuramente incoraggianti.